Tante le persone che in questi giorni hanno dimostrato ed espresso solidarietà nei confronti del ristoratore aggredito sabato notte a Lido di Fano. C'è chi chiede maggiori controlli, chi si domanda che cosa facciano le famiglie e chi, come il sindaco Massimo Seri, afferma tolleranza zero nei confronti di vandali e violenti. Dopo aver sentito ieri il parere di una psicologa e le richieste dei residenti del quartiere, oggi abbiamo intervistato l'assessore alle politiche giovanili del comune di Fano, Caterina Del Bianco. Ha avuto modo di confrontarsi con gli abitanti di Via dello Squero, strada in cui furti, imbrattamenti e atti di vandalismo pare che siano all'ordine del giorno. Eravamo già a conoscenza della situazione perché ci sono alcuni residenti che hanno anche la seconda casa, vengono a Fano insomma per un momento di vacanza e di riposo, ma in realtà i ragazzi che frequentano quella Via dello Squero hanno una panchina in fondo e creano aggregazioni insomma stando lì e poi la mattina dopo si vede cosa fanno, ci sono bottiglie di tavernello, bottiglie di super alcolici, quindi anche abbastanza spiacevole la situazione. Certo che quando ci hanno chiesto come comune di portare via una panchina, tu ti chiedi e fai delle riflessioni su come i ragazzi al giorno d'oggi fanno aggregazione tra di loro. Quello che mi sento di dire come assessorato alle politiche giovanili è che come comune, anche quando si crede che lo sport o l'aggregazione giovanile siano dei settori secondari, in realtà è una cosa primaria, perché la generazione magari mia, che ha 10 anni in più di questi ragazzi o di altri ragazzi trentenni, quarantenni, ha avuto l'opportunità di avere delle strutture istituzionali che funzionavano. Se fai aggregazione con un gruppo sportivo, con un gruppo musicale, con amici che hanno la stessa passione, trovi il modo di riempire le giornate. Io credo che qui ci sia un disagio sociale perché questi ragazzi non hanno altre forme di svago.